Ciao a tutti, vi ringrazio delle mail che mi avete mandato e dell'affetto che mi avete dimostrato. Inizio rispondendo a Vincenzo Costantino, che mi chiede dove può arrivare questa regina e cosa mi ha spinto a rimanere a Reggio. Allo stesso tempo rispondo anche a Vincenzo Praticò, che ringrazio per i complimenti, e Marin Mordà, che mi ringrazia per il contributo che do alla squadra, ed io ringrazio lui per le belle parole spese nei miei confronti. Anche Marin mi chiede cosa mi ha spinto a restare a Reggio e se ho qualche obiettivo personale. Sicuramente questa regina, secondo me, deve vivere soprattutto la giornata, senza magari pensare troppo in là, perché dobbiamo rimanere coi piedi per terra e dimostrare quello che abbiamo fatto già l'anno scorso, cioè il carattere, la determinazione partita dopo partita. Poi i risultati, come abbiamo visto, vengono, perché l'anno scorso abbiamo raggiunto un obiettivo importante e dentro di noi sicuramente c'è la voglia di migliorarsi, però ti ripeto, giorno dopo giorno, e non fare troppi voli blindati. Sono felicissimo di essere rimasta a Reggio e ti dico, da quando anch'io ho saputo le notizie che magari ci poteva essere un trasferimento, non ho mai aperto bocca, perché pensavo, ritenevo più giusto che fosse la società a decidere il mio futuro, che ha fatto un investimento su di me, e quindi penso che loro dovranno decidere se dovessi andare via o rimanere. E il fatto che mi hanno tenuto mi ha fatto molto piacere, e spero di ricambiarli sul campo, perché alla fine quello che conta sono sempre le prestazioni. Continuo rispondendo a Luca Prodigi Crisalli, che invece mi chiede con chi mi trovo meglio, con Breda o con Azzori, e chi è il mio idolo. Sicuramente i due mister sono diversi, hanno un carattere diverso, ma tutti e due sono degli ottimi allenatori e giovani, con voglia di emergere, e sicuramente faranno strada. Con mister Azzori sicuramente mi lega una grande stima e un grande rapporto che ho avuto l'anno scorso, soprattutto dai risultati che alla fine sono arrivati. Con Breda spero che succeda lo stesso, anche se siamo all'inizio, stiamo ottenendo dei risultati positivi, però questo lo dirà il tempo. Comunque sono due allenatori che sicuramente stimo tantissimo. Il mio idolo è sicuramente un giocatore che adesso ha smesso di giocare, che è Pavel Nedved, perché mi rivedo un po' in lui, nella voglia e mi piaceva nell'attaccamento che aveva verso la maglia e come affrontava gli allenamenti, perché secondo me gli allenamenti sono alla base di quello che uno raccoglie il sabato durante la partita. E rispondo a Federico Ndui Emanuele, che mi scrive: sei stato uno dei trascinatori della regina dell'anno scorso, sei un fenomeno e meriteresti la Serie A. Ti ringrazio per le mille emozioni la regina gli ha fatto vivere la passata stagione. Mi chiede cosa penso di questa nuova regina basata sui giovani del Sant'Agata. Ti ringrazio Federico, e penso che i giovani del Sant'Agata sono alla base della forza della regina, soprattutto della società, perché io appena arrivato qui a Reggio e ho visto il centro Sant'Agata, mi sono reso conto che prima cosa non ci avevo mai giocato in una società che aveva un centro sportivo così bello, e poi mi sono reso conto che la forza di una società è basata sui giovani, perché in questo calcio difficile, se non ci sono dei giovani validi, non si punta su di loro, le società vanno in difficoltà e la maggior parte delle volte falliscono, come vediamo al giorno d'oggi. Quindi avere una base come quella della regina è importante per un futuro, e soprattutto dà anche la possibilità a tanti giocatori del posto di emergere, e che è una cosa importante. Beppe Molè è un tifoso della regina da 13 anni e mi dice di non aver mai visto un esterno forte come me. Come fai ad essere sempre al 100% in tutte le partite, e soprattutto come fai ad essere stancabile? Onestamente al 100% non ci sono sempre, qualche volta sbaglio anch'io le partite, però cerco magari di mascherarlo con l'impegno e altre cose. Poi cerco soprattutto di dare il meglio di me in settimana, sia in campo che fuori, facendo una vita regolare da professionista, perché penso che alla base dei risultati bisogna sempre dare il massimo in quello che si fa, e secondo me, come già ti ho detto in precedenza, parte tutto da come prepari la settimana, che è alla base dei risultati del sabato. Arturo Maio mi scrive: quando giochi si vede che giochi con il cuore per la maglia,
Cosa hai provato quando hai fatto il primo gol con la Regina? Quando hai segnato mi sono commosso. Complimenti, continua così. Grazie Simone. Guarda, ti ringrazio molto, anche perché è una gioia immensa, perché ti dico la verità, l'ho aspettato da 2 anni, e purtroppo non veniva, e un po' sì, onestamente ne risentivo di questa cosa, perché alla fine la gioia del gol, esultare sotto la curva, sono emozioni che, forti che si provano, e farlo dopo con la maglia della Regina, dopo che sono passati 2 anni, per me è stato importante. E soprattutto è avvenuto in un momento dove ero in bilico tra, diciamo, andare via e rimanere. Questo mi ha dato sicuramente un'emozione forte, e il fatto di essere rimasto dopo questo gol mi ha dato ancora più forza in me stesso. Rispondo a Marcello Colica, che mi chiede se hai intenzione di chiudere la carriera a Reggio. Ma anche, ti dico, ho un'età importante, perché ho 30 anni. Mi trovo bene in questa città, però voglio vivere in questo momento la giornata, perché voglio dimostrare sia a me stesso che anche alla società di meritarmi la Regina giorno per giorno, perché in questo momento penso che ancora sia troppo presto per pensare a un fine carriera, e anche perché penso che con la crisi delle società d'oggi bisogna guadagnarsi la fiducia e la stima della società giorno per giorno. Io ti rispondo che ci rimarrei volentieri, però rimarrei volentieri sempre rimanendo ad alti livelli, essendo un punto di riferimento per questa società e non sicuramente un peso. Rispondo ad Angelo Romeo, che mi dice di avere il figlio nel settore giovanile della Regina, e che tra i suoi consigli che dà al bambino c'è sempre quello di prendere me come esempio. Dice anche che ci tiene a farlo crescere il più possibile a Sant'Agata, perché la Regina forma i ragazzi, e mi chiede se potrò insegnargli qualche trucchetto. Guarda, questo mi fa piacere, perché prendermi come esempio è una cosa che mi riempie di orgoglio. So che sicuramente, magari a livello tecnico, dove spero sia meglio di me, però spero di dargli durante le partite qualcosa a livello umano, anche perché penso che nella vita il calcio finisce e quello che rimane è l'uomo. Quindi questo messaggio mi riempie d'orgoglio, e se ci sarà la possibilità di parlarci al Signor Sant'Agata sicuramente lo farò con molto piacere. Allora, Massimo Mancini mi dice che sono addirittura uno dei simboli della Regina, e questo onestamente mi riempie molto d'orgoglio. Mi chiede se rispetto alla passata stagione ci sia o meno la possibilità di cambiare disposizione tattica durante la partita. Secondo me quest'anno abbiamo la forza di un grandissimo attacco, e quindi il mister, diciamo, che ha l'imbarazzo della scelta, e sicuramente potrebbe cambiare disposizione tattica, perché abbiamo dei ragazzi che si adattano a molti ruoli, e tante volte con la corsa e il sacrificio possono fare ruoli anche non loro, e questo è importantissimo per tutta la squadra, perché dà la possibilità al mister di cambiare in corsa oppure iniziare con altri atteggiamenti. Quindi gli rispondo che penso che il mister abbia la fortuna di avere dei giocatori adattabili in diversi ruoli, e quindi questo può accadere tranquillamente. Michele Calabro mi dice, non mi fa una domanda ma semplicemente ringraziamento per tutto quello che ho fatto da quando sono arrivato a Reggio. Simone sei un grande, Simone sei uno di noi, e Simone semplicemente grazie. Lo ringrazio tantissimo, e questo mi fa enormemente piacere, anche che se spero di dimostrare ancora tanto per questa maglia, e spero di farlo sempre con il massimo impegno. Serafino Marino non mi fa una domanda ma una constatazione. Mi ricordi con le tue scorpate sulla fascia e i relativi cross il miglior Domenghini degli anni 60. Continui così, ci darai molte soddisfazioni. Lo ringrazio, anche se penso che qui a Reggio ci sono stati degli esterni fortissimi, soprattutto gli anni gloriosi della Serie A, i quali me li ricordo bene, e magari spero un giorno di, non dico arrivare a loro, ma sicuramente di dare il massimo e rimanere nei cuori dei tifosi reggini. Luciano Crea, che vive in Friuli, ma ci assicura che anche lì sono in tanti a seguire la Regina, e dopo 3 anni in vista iniziando a fare un pensiero a qualcosa di meraviglioso. Questo mi fa piacere, perché significa che in questi 2 anni abbiamo magari rianimato il tifo
dei reggini, e questo era l'obiettivo iniziale. Quindi speriamo di vedere sempre più gente allo stadio, perché l'emozione dell'anno scorso dei playoff e dei 22.000 persone era la prima volta che la vivevo e è stata un'emozione incredibile. Questo è uno degli obiettivi di quest'anno e speriamo di vedere al più presto molta gente allo stadio, come è successo nella semifinale playoff, nonostante le cose non siano andate per il meglio. Un saluto a tutti e grazie.